dei problemi di cui sento molto parlare sui miei profili social e che lamentano molti, come posso dire, disagi per la pelle a causa dell'uso prolungato della mascherina. Indubbiamente delle persone se hanno magari una pelle più sensibile possono aver avuto più danni, altre meno, però il problema c'è. E allora ho pensato che fosse interessante parlarne con il presidente proprio della Società Italiana di Medicina Estetica, il professor Emanuele Bartoletti. Allora, professor Buongiorno. Bartoletti, le risulta, lei come presidente di una società scientifica, penso che riceva tutte le lamentele sulle varie problematiche di noi donne, e forse anche degli uomini. Beh, sì. Anche degli uomini. Ecco, esiste effettivamente un problema da mascherina? Sì, in verità questo periodo ci ha messo un po' a dura prova tutti quanti, ha messo a dura prova anche la nostra pelle, ovviamente. Il portare la mascherina per tante ore durante la giornata determina una condizione di alterazione del microclima della regione che è coperta dalla mascherina. Innanzitutto c'è una maggior umidità e questo non sempre è positivo. Poi c'è una diminuzione dello scambio di aria proprio, per cui si sono sviluppate delle condizioni che vengono chiamate addirittura maskne, cioè Ecco. un'acne localizzata dovuta alla presenza della mascherina. E qui ovviamente bisogna gestirla bene perché altrimenti se si usano però cosmetici troppo aggressivi, tipo acido glicolico, acido retinoico, e si mette poi la mascherina, si rischia di fare un effetto occlusione, per cui Certo. questi acidi, questi cosmeceutici rischiano di dare un effetto eccessivo, quindi arrossamento, spellamento, insomma delle cose abbastanza importanti. Per cui vanno gestite dal medico in maniera molto, molto soft, per cui magari trattare le piccole pustole soltanto localmente, alleggerire tutta la cosmetica, questa è una cosa importantissima. Ecco, perché questa è la cosa che volevo chiederle. Adesso noi abbiamo, diciamo, la libertà di non portare la mascherina all'aperto. Quindi automaticamente tutte queste persone che hanno problemi tendono a coprire, in un certo senso a rendersi presentabili, con il problema che sembra che stia peggiorando ancora di più. Quindi come ci si deve regolare? Bisogna avere un po' di pazienza innanzitutto, poi togliendo la mascherina dobbiamo innanzitutto ricominciare a proteggerci in maniera importante, Ecco, perché poi questo è un sì, messaggio proteggersi dal importante. sole sempre e comunque, quindi filtro solare, adesso andiamo tra l'altro verso la bella stagione, per cui non scordiamoci mai di applicare un filtro solare dopo le creme da giorno e prima del trucco. Quindi crema da giorno, un idratante, Detersione, crema da giorno idratante, poi filtro un solare filtro solare e e poi poi sopra il il trucco, il fondotinta. fondotinta. Non fidiamoci troppo dei fondotinta con il filtro, nel senso che possono andare bene durante l'inverno, ma durante l'estate dobbiamo obbligatoriamente aumentare la nostra La protezione. Sì, protezione. anche perché poi il sole, se in qualche caso sull'acne sembra avere dei risultati positivi, a lungo andare purtroppo peggiora la situazione perché ispessisce lo strato corneo. Per cui ecco, facciamoci consigliare bene sulla cosmetica da applicare, perché in questo momento la cosmetica è importantissima. Ma una persona che in un certo senso ha bisogno di questo tipo di consigli, a chi si può A rivolgere? un medico estetico. I medici Voi estetici. avete una sorta di lista della vostra società di medicina estetica con dei riferimenti in tutta Italia In tutta Italia, praticamente. sì. Che cosa Ci si deve sono. consultare? Allora, un medico estetico che abbia fatto un percorso formativo specifico. La medicina estetica non è purtroppo una specialità, per cui la preparazione del medico estetico è affidata o alle società scientifiche come la nostra o quella di Milano, che hanno due scuole di 4 anni, quindi paragonabili a una specializzazione Ma uno dove li universitaria. trova? Mi scusi, i nomi diciamo Allora, i dei. nomi dei medici si trovano o sul nostro sito www.lamedicinaestetica.it e per ogni socio c'è scritto il suo curriculum, per cui si vanno a trovare i soci che hanno fatto la scuola o un master universitario. L'alternativa, in alcuni ordini di medici in Italia, Roma, Milano, Lamezia, Catanzaro, Palermo, Messina e non ricordo quali altro, e anche Forlì Cesena, e Bologna da adesso, esiste un registro dei medici estetici nell'ordine dei medici. Questo vuol dire che entrando nel sito dell'ordine
possiamo, se io voglio andare dal dottor Rossi, posso vedere se effettivamente il dottor Rossi ha frequentato un corso di formazione in medicina estetica. E ovviamente i medici che hanno seguito un corso di formazione sono le persone più indicate per poter gestire anche da un punto di vista cosmetico la nostra pelle. Bene, questo è un messaggio molto importante, perché in questo modo noi abbiamo davvero un riferimento da chi andare, perché a volte mi chiedete ma dove devo andare, anch'io ho delle difficoltà obiettivamente, perché non so, magari mi si scrive da cani cattì e certo, non saprei che cosa dire. Invece mi sembra di capire che anche in Sicilia c'è una bella presenza. Sì, sì. Io ringrazio molto il professor Bartoletti per quello che fa per noi donne e per l'importanza che ha la medicina estetica, perché ricordiamolo, il concetto della salute al di fuori significa che quello che non vediamo al di fuori non l'abbiamo anche dentro, e viceversa. Molto spesso le macchie sul viso, sul décolleté, sono macchie che abbiamo anche all'interno del corpo. È grazie, vero. Buona grazie, giornata. Grazie. A voi.